Buona domenica a tutti da Alfredo Mammucari che suona con le chitarre giapponesi, meccaniche giapponesi, made in Japan, ma lo volete sapere che i giapponesi sono più bravi? Fammi posare la chitarra. Io vi devo spiegare questa cosa una volta per tutte, no? Io vi devo dire che nella storia è stato provato che non vedete i prezzi, voi vedete una standard Fender made in USA e voi vedete una made in Japan, sempre degli anni, ma no, c'è sta un abisso. La sapete voi la storia delle GV, delle made in Japan Squier? Fecero delle Squier in Giappone dall'80 all'83, mi pare, non di più, quei 3 anni là, mi pare, anzi no, 81, 82, 83. Beh, i giapponesi fecero delle Squier, imitando la Fender, che vennero da tutti dichiarate molto, molto più perfette delle Fender americane. Cioè, sti giapponesi, ragazzi, io vi dico, lavorano meglio da americani. Le chitarre made in Japan, ragazzi, so, date in essere a casa. Made in USA c'è sta tanta roba, made in USA, c'è tanta roba, c'è bella roba, quello che vi pare, ma come lavorano i giapponesi, ragazzi? Secondo me hanno superato proprio gli americani, secondo me sono i primi al mondo i giapponesi. Poi americani, a Corea. Poi, vabbè, si comincia a abbassare il livello perché dopo la Corea c'è l'Indonesia, Taiwan, Cina, sta roba qui. Ma i giapponesi, ragazzi, ma sempre hanno dato testa con gli americani pure in guerra. Gli hanno dovuto tirare 2 bombe atomiche americani e giapponesi per farli fermare, capito? 2 bombe atomiche. Hanno ammazzato milioni di persone americani. Non so scordiamo comunque, regà. Non so scordiamo che hanno ammassato milioni di persone, hanno festeggiato a stappare bottiglie. Parliamo di chitarra, no? Allora, oggi vi parlo di una chitarra giapponese. È una. No, mi piace che quando suono sapete. Ma che chitarra c'aveva? Boh, non ci ha detto niente. No, no, io vi dico tutto. Questa è una Yamaha SE350 dell'anni che furono. Guardate, le meccaniche sono punzonate, voi non le vedete, forse contro la luce vedete delle scritte, non so, le solite cinesate. C'è sta scritto Yamaha Japan, capito? Non si scherza. Quando andate a vedere le recensioni di sta chitarra, è stupenda. Addirittura c'ha non volevo fare reclame, però, dato che ci sto, addirittura sul ponte qui c'è i brucolini. Tu puoi stringere anche qui, non solo qui, blocchi le corde del Floyd Rose. No, le blocchi anche qui, cioè, non si può scordare mai sta chitarra, bloccata qua, bloccata da qua, cioè, ci può fare tutto, capito? Ci può dire scopate, rimane sempre accordata. Pina Fender normale, come fai i dubbing, che è un po' troppo, la devi andare a ricordare, capito? Questa mai. Per cui io, ancora con queste Fender, vabbè. Allora, adesso io vi avevo detto, giorno che sto a lavorare come un somaro, praticamente l'unico giorno libero che ho la domenica, di cui la domenica in teoria ci avrei tante altre cose che ho accumulato per non che ho accumulato per farle la domenica. E invece siccome l'altro giorno ho fatto un mezzo video, ho detto ragazzi, domenica farò un video eccezionale, vedetevelo, perché dobbiamo crescere insieme. No, mi giro intorno perché sto già a cercare il plettro, perché vi devo far vedere alcuni esempi di quello che vi voglio far capire oggi. Allora, io vi voglio avvicinare un pochettino alla fusion, perché ho visto che siete troppo, troppo attaccati al rock, troppo attaccati al rock and roll, cosiddetto, no? Io invece vi voglio fare che nello stesso tempo, sì, invece di fare le solite scale blues, pentatoniche, cromatiche, fare un po', cioè mischiarci un po', ecco, già scale cromatiche nella pentatonica ci stanno da Dio, un po' di jazz, note
impreviste che non ti aspetti, le famose outside, fuori, come dicono gli inglesi, no? Ecco, io vi voglio insegnare questo perché? Perché vi si arricchisce la vostra tecnica. Cioè, su un brano che prima facevate due scale e poi non sapevate più che fa, adesso con me, se mi seguite, se, anzi, non vi dovete iscrivere al canale mio, non vi dovete iscrivere, state a dire, ma perché è gratis? Cioè, perché se paga? No, non si paga, è gratis. E allora si iscrive? No, non vi dovete iscrivere, perché dopo vi imparate troppe cose che io me ne sono sudate per 50 anni, capito? Per cui non vi iscrivete. Non vi iscrivete, sennò diventate mostri e non voglio che diventate tutti mostri, sennò io che video faccio? Siete tutti mostri. Per cui non vi iscrivete. Alfredo Mammucari su YouTube, iscriviti. No, no, no. Perché sennò dopo, se fate pure la campanella, arrivo nelle notifiche, vedete i miei video, diventate mostri e io rosico. Va bene? Non è vero, sono contento, se no non li facevo. Allora, vi faccio avvicinare piano piano al discorso jazz. Ragazzi, apposta ho detto, mi raccomando, domenica faccio un video della Madonna, così l'ho chiamato, farò un video della Madonna. Quello che sto facendo con una chitarra della Madonna e con delle mani della Madonna. Vado con la base, ho preparato per voi una base di due accordi, tanto per farvi capire un po' quante cose si possono fare invece della solita scala pentatonica, va bene? Vado con la base. Sentite quante righe si fa la finita, no? La zona, che se ne fa? No, comincia qua. Come mi pare, capito? Basta che prendo sempre le stesse note di queste. Devo prendere queste, però. Senza sbagliare, sempre le solite. Poi torno avanti, posso andare via. Adesso mi sento, mi salgo, mi scendo, poi vado su, poi ritorno indietro, vedete? Vedete, se è come calpestare dei sassi nell'acqua, devi sempre toccare il sasso giusto, sennò caschi nell'acqua. È questo che vi voglio far capire, la padronanza di dove mettete le dita. Ho fatto capire, praticamente.
Potete fare ciò che volete, quella stessa scala di prima, ma potete fare, basta non sbagliare una di quelle note, basta prendere sempre le stesse note e fate una scala bellissima, lì comincia il jazz. Cioè, staccarsi da... No! Giocarci, capisci? Ragazzi, non mi dovete iscrivere al mio canale, scordate Alfredo Mammucari, non vi dovete iscrivere, non vi dovete iscrivere, va bene? Ciao a tutti!